Il ruolo di Gelli e della P2, no? C'è quasi tutto un capitolo, anzi è tutto un capitolo, il numero 6, dedicato a questo, perché ovviamente anche su questo, insomma, si è detto e scritto tanto. Secondo te, da questi documenti, insomma, qual è stato poi un ruolo concreto di Gelli e della P2 in tutta questa ottica? Gelli era un esecutore di ordini, era una persona con delle debolezze evidenti, che poteva essere quindi facilmente manovrata, una persona furba, una persona che, anche per il suo passato, già prima, nella Seconda Guerra Mondiale, poteva dare affidamento che avrebbe fatto qualsiasi cosa, e quindi è stato reclutato per poter essere una persona che gestiva quel sistema di potere che loro volevano, che avevano organizzato per poter controllare l'Italia. E ricordiamo che era un sistema di potere che riguardava, da un lato, il controllo della politica attraverso la corruzione e il far andare nei posti chiave delle istituzioni delle persone già scelte. E selezionate ovviamente in base alle loro debolezze, e poi anche attraverso la massoneria e la mafia. E questo tipo di programma e questo tipo di organizzazione viene già attivato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale gli americani sanno perfettamente quello che vorranno fare, non solo in Italia ma anche in altri paesi, finita la Seconda Guerra Mondiale, che sono certi vinceranno, perché loro hanno l'atomica. Tant'è vero che loro decidono che useranno l'atomica e l'useranno contro il Giappone il 5 maggio del 1943. Poi lasciamo perdere che i libri di storia ci dicano che invece gli americani hanno lanciato la bomba per far finire prima la guerra. La decisione è di usarla, e di usarla non contro l'Italia o contro la Germania, ricordiamoci, siamo nel 1943, ma contro il Giappone, viene presa il 5 maggio del 1943. Quindi loro sanno perfettamente che vinceranno la guerra, ne sono così sicuri che Bretton Woods avviene nel 1944. Non è finita la guerra, ma loro riescono ad avere questa posizione dominante perché già sanno che la vinceranno. E organizzano per l'Italia, adesso noi parliamo dell'Italia, un sistema che prevede l'uso della massoneria e della mafia. E si attivano sin dal 1943. Come si attivano sin dal 1943 nel scegliere delle persone che verranno reclutate per le loro attività di lungo periodo. Troviamo dei personaggi come Borghese, troviamo dei personaggi come Sindona, troviamo dei mafiosi come Ciancimino. Sono tutte persone che vengono selezionate. Oggi ci sono i documenti desegretati che dimostrano questo. Non solo, nel momento in cui vengono scelti, le istituzioni italiane fanno a gara per agevolarne la salita. Accennavo prima a Ciancimino. Ciancimino viene assolutamente agevolato con delle informative sia da parte della polizia sia da parte dei carabinieri false per potergli far vincere degli appalti, delle gare. E da lì lui inizierà la sua ascesa, ma basta ricordare quello che è successo quando gli alleati sono sbarcati in Sicilia. La prima cosa che hanno fatto sono andate nel carcere di Favignana, hanno liberato tutti i boss. E poi li hanno messi a capo di tutte le istituzioni dell'isola, nominandoli sindaci, assessori, e da lì poi ha continuato. Quindi Gelli è stata una persona che è stata scelta, che aveva un determinato compito, ed infatti ancora oggi, benché ci sia la legge del 96, Freedom Act, che permette di richiedere dei documenti via via desecretati agli americani, varie procure hanno chiesto all'America dei documenti inerenti Licio Gelli, e l'America ha sempre rifiutato di consegnare quei documenti, dicendo: è vero che noi desecretiamo tutto, però ci sono alcuni settori in cui noi non desecretiamo, che riguardano la sicurezza nazionale e i nostri agenti. E Licio Gelli, il nominativo Licio Gelli, rientra in queste categorie.